Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti, io sono Francesca. Oggi prepariamo una ricetta di recupero. Si tratta del pane fritto napoletano con uova e latte. Una ricetta molto modesta, il classico pane fritto napoletano che troviamo anche come street food insieme a crocchette e panzerotti. Allora, il pane fritto napoletano è un manicaretto improvvisato proveniente dalla cucina povera campana, ma genuino e preparato con ingredienti molto semplici, perché non bisognerebbe buttare mai niente, neppure il pane raffermo. Ci serviranno 2 panini raffermi, 4 uova, un bicchiere di latte, sale e olio per friggere. Quindi la prima cosa da fare è tagliare il pane raffermo a rondelle di circa 1,5 cm. Dopodiché sbattiamo le uova con il sale e aggiungiamo anche il latte. Se volete, per aromatizzare potete aggiungere noce moscata e pepe nero. Io però nella mia versione non li ho aggiunti, perché ci piace così semplice. Quindi bagniamo in maniera velocissima il pane raffermo, perché altrimenti assorbirà troppo liquidi. Dopodiché andiamo a friggere in olio ben caldo. Facciamo cuocere in olio ben caldo per circa 4-5 minuti, fino a che saranno belli dorati e croccanti. Quindi facciamo scolare su della carta assorbente e serviteli caldissimi, belli croccanti. Sono veramente super deliziosi. Provare per credere. Bene ragazzi e ragazze, se questa ricetta vi è piaciuta, mi raccomando, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale, condividete e attivate la campanella per restare sempre aggiornati. Io vi mando un bacione e vi auguro una buona cena e ci vediamo presto nella prossima video ricetta. Ciao ciao!